Amici di Sport Perugia TV, ciao, ben ritrovati con il consueto appuntamento del lunedì, quello dell'editoriale, l'occasione in cui facciamo il punto sul Perugia Calcio, su quello che è successo la domenica, quando si gioca di domenica o di sabato, quando si gioca chiaramente di sabato. Questa volta il Perugia è andato di scena di domenica pomeriggio, un pareggio 1-1 con il Sud Tirol, un altro pareggio che va a raggiungere i due precedenti, che in un certo senso complica un pochino il percorso del Perugia verso i quartieri nobili della classifica, non più di tanto perché la distanza è lì raggiungibile già dalle prossime due partite, dove il Perugia avrà la possibilità di affrontare in casa il Molese e la seconda squadra di Verona, due partite probabilmente alla portata. Ma è chiaro che, insomma, nella nostra città ancora è aperto il dibattito un po' sulle prospettive di questa squadra. Cosa è emerso dalla partita con il Sud Tirol? È emerso un po' quello che diciamo, abbiamo detto in queste ultime settimane, ovvero di una squadra quadrata, di una squadra forse che diciamo, una volta passata in vantaggio, questa volta non ha avuto la forza e la capacità di mantenere il risultato. C'è stata un'ingenuità, quella di Rosi, che è costata il rigore e poi il pareggio del Sud Tirol. Appunto, in sostanza c'è ancora un pochino qualche perplessità, la non diciamo certezza che questo Perugia, guidato sapientemente da Fabio Caserta, possa effettivamente avere sin qui le caratteristiche per arrivare primi. Questo è quello che un po' si vocifera, che si sente, cioè il Perugia, a parte quel filotto dove ha messo insieme delle ottime e dei ottimi risultati, nelle ultime settimane sembra aver compiuto qualche passo indietro. La difesa regge, l'attacco purtroppo denota qualche carenza di mira ieri, di capacità, di freddezza, come è successo appunto nella partita con il Sud Tirol. Ma in generale è una squadra che fa fatica a fare gol, è una squadra che sostanzialmente diciamo vive un po' dell'estro di qualche suo giocatore, ieri Melchiorri, ma che non ha diciamo una armonia offensiva tale da poterla mettere in condizione di poter realizzare con maggiore frequenza. Forse ieri le occasioni sono state create, mi riferisco sempre alla partita con il Sud Tirol, probabilmente sono mancati i cecchini. In altre circostanze, magari con il Gubbio, la manovra offensiva non ha pienamente convinto. È chiaro che in questo potrà Caserta essere aiutato solo esclusivamente dal mercato, come abbiamo più detto in queste diciamo considerazioni settimanali. Rischiamo anche di ripeterci, ma noi continuiamo a mantenere la nostra linea. Forse ieri diciamo chi ha visto la partita si è reso conto che sì, al di là insomma, di un uomo freddo sotto porta, probabilmente serve organizzare la manovra offensiva con un giocatore di talento, con un giocatore che sappia anche fare diciamo gol, ma anche raccordare un po' quella che è la fase di proposizione, quindi il centrocampo con l'attacco, e mettere magari in condizioni maggiormente i centravanti, di cui ne ha diversi il Perugia. Uno è Melchiorre, anche se piace giocare un po' più a venire incontro, c'è Murano, lo stesso Bianchimano, possano dare un loro contributo appunto in zona gol. Vedremo nelle prossime partite. È chiaro, e questo adesso ce lo diciamo, che un po' il fiato sul collo Caserta e i suoi ragazzi nelle prossime due settimane ce l'avranno, perché gli impegni contro il Molese e contro la seconda squadra di Verona, mi piace un po' chiamarla così, se poi non altro che la terza, perché ce ne sono già due a Verona molto importanti, l'Hellas e il Chievo, appunto riuscirà a fare il risultato. Questo adesso c'è un po' l'aspettativa. Noi sono stato sempre uno in queste settimane che ha detto: lasciamo la squadra nelle condizioni di rimanere tranquilla, però è evidente che dopo tre pareggi consecutivi, due turni casalinghi devono essere assolutamente sfruttati, e qualora il Perugia riuscirà a farlo, sicuramente si presenterà nelle migliori condizioni di classifica. Qual è adesso il vero obiettivo del Perugia? Non perdere terreno, mantenere una distanza che sia colmabile in una o due partite rispetto al primo posto, e poi affidarsi a quelle che saranno le decisioni della società nel mercato di gennaio, perché è chiaro ed evidente che a gennaio il Perugia dovrà fare qualcosa. Cioè, parliamoci chiaro, questa, pur che è una squadra forte, molti di quelli che sono gli esperti di mercato sostengono che il Perugia abbia delle individualità molto più importanti della categoria in cui milita, però lo sappiamo tutti, è stata una squadra costruita un po' attraverso gli eventi, cioè molti dei giocatori che attualmente compongono la formazione titolare in una situazione in cui si fossero presentate delle offerte sarebbero sicuramente andati via. Penso ad Angella, penso allo stesso Melchiorri, penso a Falserano, penso a Moscati, penso a tanti altri giocatori che dall'anno scorso hanno fatto parte di questa rosa e che ne rappresentano probabilmente oggi un valore
per la categoria aggiunto. Quindi è chiaro che non è stata una squadra costruita su certi giocatori, cioè è stata una squadra che si è formata, un gruppo che si è formato nel corso delle partite, conscio del fatto che certi giocatori non potevano o non sono voluti andare via. Quindi è normale che diciamo adesso sia Giannitti che Comotto, che è il massimo dirigente di questa società, hanno l'opportunità in queste settimane, in questi giorni, di iniziare ad analizzare, magari confrontandosi anche con il tecnico, per capire se questo 3-5-2 può restare un riferimento tattico su cui andare avanti anche nel corso del campionato e su cui magari costruire un mercato. Serve il confronto, serve capire quello che serve, al di là di quello che diciamo noi, perché noi lo possiamo dire sulla base diciamo di un'esperienza nel giudicare, nel quello che vediamo nel calcio. Poi ci sono i tecnici, ci sono le persone preparate, quelli che hanno i patentini sia da allenatore che da direttore sportivo, e che sicuramente riusciranno a capire le esigenze. Noi nel nostro piccolo restiamo dell'idea che il Perugia ha bisogno di un po' di fisicità a centrocampo, di una fisicità importante soprattutto quando si va fuori, e della capacità di qualcuno che si inserisca grazie alla propria fisicità, ma che sappia anche rompere il gioco degli altri sempre grazie alla propria fisicità. E soprattutto serve un giocatore offensivo, un giocatore di qualità che sappia veramente far girare un po' la squadra, inventarsi la giocata e riuscire a far rendere al meglio quei giocatori che in questo momento il Perugia ha davanti: Melchiorri, Murano e Bianchimano, e che secondo me maggiormente imbeccati, o meglio imbeccati, possono continuare a dare un contributo anche loro. È chiaro, questo ce lo attendiamo, il Perugia, anzi Perugia, la Perugia sportiva, i suoi tifosi e diciamo noi che operiamo nell'ambito della comunicazione, ci attendiamo che questa squadra a gennaio non possa essere nuovamente cambiata. Serve aggiustarla, quindi se arriverà qualche offerta per qualche giocatore, magari la si rispedisce al mittente. Serve riprendere un paio di giocatori, perché la difesa sostanzialmente è a posto. Serve qualcosa per dargli un po' di imprevedibilità e per eventualmente consentire a Caserta anche di variare un po' il modulo, detto come dicevo prima dalla difesa 3. Caserta con un giocatore di qualità potrebbe magari adottare un attacco a 3, un trequartista dietro a due punte, magari mettere, non lo so, la seconda punta o diciamo dietro ad un'unica punta. Le varianti nel momento in cui ci sono i giocatori ce ne sono tanti. È vero che le cambiarelle non aiutano moltissimo, però in questo momento credo che il Perugia abbia bisogno di qualcosa che lo aiuti, e credo che anche questo potrà aiutare Caserta un po' a completare l'ottimo lavoro che sta svolgendo. Abbiamo ascoltato le parole del tecnico, il suo ottimismo rispetto anche alla capacità realizzativa degli attaccanti. Ad oggi i numeri però non sono così diciamo importanti da un punto di vista offensivo, ma crediamo e siamo convinti che il Perugia ha le qualità per potersela giocare fino alla fine. Non è l'ammazza campionato, lo sapevamo dall'inizio, è un campionato molto equilibrato, è un campionato dove probabilmente ci sono delle squadre che hanno dei valori. Il Perugia, per riuscire a puntare al primo posto, ha bisogno che la società faccia il proprio dovere nel mercato di gennaio, perché questo lo possiamo dire, lo ribadiamo, Caserta una base per creare questo presupposto l'ha creata con quello che ha trovato e con quel poco che gli è stato concesso in termini di scelte. Quindi adesso, a parte chiaramente ai giocatori che vanno in campo, che devono mantenere chiaramente questa prospettiva nel corso delle singole partite, perché ripetiamo, nelle prossime due ci si aspetta il bottino pieno per riuscire a mantenere quel tipo di prospettiva. Però se così sarà, come è successo fondamentalmente sin qui, perché il Perugia quei punti che ha rispetto a come era partito, e se ripensiamo alla partita di Mantova, già tanto ha fatto, però adesso spetta la società. Quindi la speranza è che gennaio non sia quel mese dove bisognerà attendere solo ed esclusivamente l'ultimo giorno, ma che sia il mese che poco dopo Natale, ovvero poco dopo aver festeggiato il primo giorno dell'anno, l'avvento dell'anno nuovo, i tifosi e soprattutto Caserta possano iniziare a contare su dei giocatori che siano effettivamente utili alla causa. Perché poi quando arrivano questi giocatori, anche chi c'è è maggiormente disposto, laddove è necessario, a farsi da parte, a cedere il posto, perché capiscono che sono giocatori funzionali al progetto. In questo momento il Perugia ha bisogno di un paio di giocatori,
e soprattutto, cosa di non poco conto, di ritrovare la vittoria, perché sono tre pareggi consecutivi che possono pesare. Pensate solo che se bastava magari aver perso una partita, averne vinta una, probabilmente già si aveva qualche punticino in più. Comunque la continuità non è da disprezzare, soprattutto a livello psicologico. Questa è la nostra, anzi è la mia considerazione di questa giornata che va dopo il pareggio con il Sud Tirol. In settimana, non vi dimenticate, ma so che non lo farete e non l'avete fatto nelle scorse settimane, c'è Nicolò Brillo con i suoi ospiti per Sport Perugia TV, che ritrovate sui canali social Facebook e YouTube di Sport Perugia, chiaramente all'interno del nostro sito, e poi in televisione il venerdì sera in tarda serata, ma visto che molti adesso hanno la fortuna il sabato di non poter lavorare, state su ancora qualche ora, tanto uscire non si può uscire, per guardarvi Nicolò Brillo con i suoi ospiti. Io vi ringrazio, vi aspetto la prossima settimana e sempre chiaramente Forza Perugia, ciao!